Negli ultimi anni vi sono state molte riforme dal punto di vista normativo per favorire lo sviluppo della finanza immobiliare. Qualcuna non ha ancora funzionato, si spera funzionerà in futuro. Intanto arriva un'altra novità a livello europeo. Di che si tratta? Grazie. È un'interessante opportunità che il legislatore europeo presenta con gli European Investment Long Term Funds, uno strumento finanziario che permette all'investitore immobiliare di proporre un prodotto armonizzato che potrà essere commercializzato in tutti i paesi europei seguendo uno schema attualmente già prefissato dal legislatore. Il fatto che l'abbia introdotto con un regolamento anziché con una direttiva è stata una scelta molto oculata e specifica per evitare problemi o opportunità di gold plating cosiddette, cioè favoritismi fatti da singole legislazioni nazionali per alterare quello che è uno schema invece che dovrebbe permettere a tutti i fondi di essere trattati nello stesso modo in tutte le legislazioni. Una grande opportunità per poter entrare a livello di normativa secondaria su quelli che sono gli schemi di investimento, di assicurazione e fondi pensione di tutti i paesi dell'Unione, con uguale trattamento con i fondi locali. Quindi saranno un'alternativa ai fondi immobiliari, saranno quotati o no? È un fondo immobiliare, è un FIA, un fondo di investimento alternativo che potrà essere quotato, potrà essere indirizzato al retail o all'investitore professionale e potrà assumere personalità giuridica con una forma di SICAF oppure rimanere con una forma contrattuale senza personalità giuridica come sono oggi i fondi di investimento di diritto italiano o gli special funds tedeschi.